cominciamo a parlare di una nuova dell'altro argomento di questo corso, in particolare della progettazione e dimensionamento di alcune reti in pressione che si chiamano acquedotti. E che cos'è un acquedotto? Beh, un acquedotto come una fognatura è un insieme di infrastrutture varie che hanno lo scopo di portare l'acqua da un punto di produzione agli utenti finali. E generalmente l'acquedotto risponde ad una unità amministrativa ben definita, che può essere per esempio un comune, o potrebbero essere anche un quartiere di un comune o cose di questo tipo. Quali sono gli elementi fisici che poi andremo anche a vedere che fanno parte di un acquedotto? Beh, le sorgenti dalle quali viene captata l'acqua, comunque le opere di captazione, perché l'acqua si andrà a trovare non solo da sorgenti, ma anche da, si può prendere da acque superficiali, tipo dai fiumi, si può prendere da acque sotterranee, quindi le falde, e poi da queste si devono trasportare là dove si devono usare. In mezzo ci potranno essere delle opere di pompaggio che servono per pompare l'acqua da una parte all'altra, ma in particolare la rete di acquedotto è una rete che modernamente funziona in pressione. L'esempio che abbiamo visto nella fotografia iniziale, cioè quello di un acquedotto romano, in particolare non funziona così. Gli acquedotti romani funzionano a gravità. L'acqua si muove per effetto della gravità, quindi il pelo libero della superficie libera dell'acqua negli acquedotti romani è in pendenza e l'acqua si muove per quello. Noi invece, da una certa quantità di tempo, muoviamo l'acqua che beviamo, che usiamo per gli usi domestici o industriali o agricoli, la usiamo in pressione. Questo risponde a varie esigenze, tra cui anche il fatto che un'acqua trasportata in pressione è più difficile da inquinare, nel senso che quando una tubazione passa attraverso un terreno e con acqua in pressione, l'acqua tende ad uscire dalla tubazione ma non a rientrare nella stessa, come per esempio potrebbe succedere se fosse a pelo libero. Gli acquedotti si possono distinguere attraverso varie distinzioni. Per esempio potremmo distinguere un acquedotto civile, un acquedotto agricolo, un acquedotto industriale, a seconda degli usi che vengono fatti dell'acquedotto. Dalle parole anche che vi ho appena detto, potete capire che se vogliamo un acquedotto si compone di tre grandi parti. Una parte sono le opere di captazione, quelle da cui si deriva l'acqua. Un'altra parte sono le opere di adduzione o di rete esterna dell'acquedotto, che sono quelle che trasportano l'acqua da dove viene captata a dove viene usata. E infine c'è la parte di distribuzione dell'acquedotto. In mezzo tra queste opere vi devono essere degli impianti di trattamento delle acque per la potabilizzazione delle acque, se l'acquedotto è a uso potabile, e vi possono essere vari organi di regolazione. Noi non trattiamo molto nell'uno o nell'altro argomento in questo caso, ci limitiamo in questo corso a definire quali sono gli elementi idraulici che ci servono per progettare la rete idraulica. In realtà, per dirla tutta, voi avete già visto la meccanica dei fluidi, come funzionano le reti in pressione, e quindi la parte teorica che io poi presento anche, in teoria la dovreste già conoscere. La differenza tra le parti che voi avete già appreso la meccanica dei fluidi e quelle che applicheremo qui invece è proprio la parte applicativa. Qui poi alla fine applicheremo dei software, in particolare Epanet, per risolvere le equazioni.
La meccanica dei fluidi avete visto come scrivere queste equazioni, ma non avete visto come risolverle. Se andiamo a fare un elenco delle opere di, che costituiscono un acquedotto, le opere di captazione, acque superficiali, sorgenti, acque sotterranee, tre tipi principali. Tra quelli che non ho già nominato, alcuni di questi sono le stazioni di pompaggio, i serbatoi, che pure andremo a vedere in alcune parti di questo corso. Tutte le altre più o meno le ho già nominate. Volendo si potrebbe delimitare un acquedotto dal punto di vista amministrativo, in questo caso la divisione è comunale, intercomunale, consortile e così via. In Italia in questo momento vige un sistema normativo particolare per gli acquedotti, che è in particolare per la gestione del ciclo completo dell'acqua, quindi non solo la captazione e distribuzione agli utenti, ma poi anche la restituzione in ambiente dell'acqua, tendono ad una suddivisione ottimale non solo della risorsa, ma anche dell'utilizzazione e un'ottimizzazione dei costi legati alla distribuzione dell'acqua. Che cos'è un'opera di presa? Ci sono varie opere di presa, questa per esempio è un'opera di presa da sorgente. Qui non si vede molto, ma su un versante che potrebbe essere quello qui di fianco, qui a un certo punto si è osservato che c'è una sorgente. Certamente questa sorgente deve essere stata studiata per un certo tempo da, in genere da un geologo, per capirne la portata, la continuità anche della portata e capire anche per esempio qual è l'acquifero che la alimenta. Ad un certo momento poi la municipalità che dispone di questa sorgente decide di farne un'opera di captazione, ad esempio per utilizzo potabile. La prima cosa che viene fatta viene all'interno della sorgente, poi vedremo anche degli esempi costruttivi, viene tracciato un foro in cui la sorgente viene in qualche modo isolata e ripulita. Attorno alla sorgente poi viene costruita una costruzione in questo caso in calcestruzzo armato, ma che è molto semplice dal punto di vista architettonico, che serve a proteggere direttamente la sorgente. Poi vengono fatte anche opere murarie, possono essere anche di un certo pregio, non so, ma comunque non particolarmente complicate tipo queste. E all'interno vengono costruite delle vasche, in particolare le prime che vedete a destra sono le vasche sono delle vasche di calma nelle quali arriva direttamente l'acqua della sorgente. Qui l'acqua viene fatta salire e sfiorare in modo tale che si depositano eventuali sedimenti in queste prime vasche, viene fatta sfiorare e poi quest'acqua viene va a riempire delle ulteriori vasche opportunamente dimensionate, dei serbatoi, ma non necessariamente dei serbatoi che, come vedremo poi, si chiamano di compenso per compensare i consumi, che vanno poi all'utenza. Queste vasche, tutto il sistema deve essere continuamente ispezionabile perché a scadenza regolare tecnici comunali o tecnici insomma dedicati a questo controllano la qualità dell'acqua in modo tale che mantenga le proprietà organolettiche necessarie all'uso che ne deve essere fatto. In un'opera di presa c'è tutto un sistema di saracinesche, di tubazioni che serve per garantire la regolazione
e che poi andremo a vedere anche più o meno in dettaglio. Come vedete è una cosa relativamente complessa, se vogliamo anche, ma non eccessivamente complessa. Una volta che tutto è costruito, per esempio, questo è l'inizio di un tratto di adduzione. Vedete che qui il tratto di adduzione è costruito con dei tubi che ormai dovreste riconoscere come dei tubi in PVC. Polivinilcloruro un tempo non, per un certo tempo si è detto che rilasciasse nell'acqua delle sostanze tossiche, anche per cui per un certo momento si era sconsigliato, l'uso. In realtà adesso il polivinilcloruro che viene usato adesso non ha questo, cioè tutte queste sostanze rilasciano, ma rilasciano quantità minime e possono quindi venire utilizzati normalmente. L'adduzione può essere, cioè quella che fate, qui vedete la partenza di un'adduzione di una piccola sorgente, qui vedete un'adduzione molto più grande che attraverso un deserto, quindi in realtà le opere di adduzione e di trasporto dell'acqua dalla zona di captazione alla zona di finale possono anche essere imponenti, come in questo caso. Questa rappresenta un'altra opera di adduzione, in realtà qui c'è anche già la struttura dell'acquedotto interno ed è un'immagine che rappresenta la città dell'Aquila. La città dell'Aquila è su un pendio posto su zone di altezza differente, e quindi l'acquedotto, ma questo lo vedremo in seguito, deve essere distrettualizzato in modo tale che non si vengano a creare pressioni troppo elevate in ciascuna delle sue parti. La pressione qui viene prodotta dalla pendenza, in questo caso, nel caso della città dell'Aquila. Vengono fatte dei serbatoi a monte di ciascuna di queste zone. Il livello del serbatoio stabilisce la piezometrica, come si dice, cioè l'altezza del carico idraulico che poi viene l'energia dell'acqua che fluisce all'interno dei tubi. Se però fossimo in pianura, dovremmo fornire il carico idraulico in modi diversi, per esempio con il pompaggio diretto in rete, oppure un'infrastruttura che è sempre meno usata, ma che comunque è presente e che molti di voi riconoscono abitando in pianura, che sono i serbatoi pensili. Il serbatoio in genere ha due funzioni. Una è quella di fornire, in questo caso il serbatoio sopraelevato, ha due funzioni: quello di fornire l'altezza piezometrica alla rete opportuna, che poi diremo quant'è al momento opportuno, e l'altra è quella di fornire la quantità d'acqua che serve alla rete. Il serbatoio normalmente viene chiamato serbatoio di compenso, anche se in realtà il contenuto di acqua che ha non è solo destinato a compensare gli utilizzi variabili nel corso del tempo, ma è destinato per esempio anche all'uso antincendio, in cui improvvisamente si richiede alla rete un grande dispendio di acqua per spegnere gli incendi. I serbatoi hanno da parte loro che hanno un minimo di interesse strutturale, nel senso che c'è un peso notevole sopraelevato, possono essere anche a quote normalmente dai 20 metri in su, 25 metri in su, e quindi hanno anche un interesse, insomma, strutturale per chi di voi ama appunto le strutture, cosa che penso sia abbastanza comune tra di voi. Però diciamo che in questa epoca vengono considerati anche in genere delle opere che disturbano il paesaggio, e quindi si tende a non costruirli quando si può.
quando ci serve solo dare la piezometrica, ma in realtà non abbiamo bisogno di stoccare, o perché per esempio abbiamo stoccato l'acqua in un serbatoio a terra, si parla di torrini piezometrici. Vedete, questo è un torrino piezometrico costruito come un grande cilindro. I torrini piezometrici hanno la stessa un compito solo rispetto ai serbatoi, mentre i serbatoi devono fornire sia la porta, il volume di acqua, sia la parte di sia la piezometrica. Il torrino piezometrico fornisce semplicemente la piezometrica, mentre l'acqua viene pompata dai serbatoi che stanno a fianco. Ovviamente la complessità delle opere, delle infrastrutture che si vanno a creare sono funzione dell'utenza che deve essere prodotta, e anche non solo del fatto di fornire l'approvvigionamento idrico, ma poi di restituire l'acqua al ciclo idrologico naturale, in modo tale che l'acqua sia sufficientemente depurata, mentre gli usi umani normalmente la inquinano. Questa seconda parte, peraltro, di lavoro, quindi la parte di depurazione delle acque, fa parte di questo ciclo, ma non viene ricoperta in questo corso. Per chi fa ingegneria ambientale ci sono dei corsi che sono specifici, che hanno a che fare con la depurazione delle acque, che è tutto un tema a sé. È un tema a sé che sconfina poi con, appunto, è un tema a sé, c'è una disciplina a sé che è l'ingegneria sanitaria che se ne occupa, e ha a che fare che naturalmente con i vari tipi di inquinanti, non solo quelli che vengono prodotti dagli, non solo quelli che producono gli inquinanti organici, chiamiamoli così, ma gli inquinanti anche di altro tipo che entrano nel ciclo d'uso che noi produciamo. Quindi, in sintesi, noi dobbiamo occuparci di opere di presa, di serbatoi, di trattamenti, di pompaggi, di adduzioni e di reti di distribuzione, di nuovo tubi. Gli acquedotti in genere sono delle infrastrutture molto complesse in Italia. Sono delle infrastrutture molto complesse che possono coprire reti che sono letteralmente di migliaia di chilometri, come per esempio l'acquedotto pugliese, che qui vedete fornisce acqua alla Puglia prelevandola sia dalla Lucania che dalla Basilicata e da queste parti della Campania. E poi vedete tutta la miriade di reti e sottoretti che vengono innescate all'interno, che coprono una bella porzione di questa parte dell'Italia. Quindi sono reti molto complesse. In realtà ci sono altre situazioni in cui non esiste questa complessità delle reti, per esempio normalmente nei paesi in via di sviluppo, dove non esiste niente di tutto questo. E quindi lì le tecnologie, le attenzioni che bisogna avere sono del tutto diverse. Per quello che riguarda la provincia di Trento esiste un database che raccoglie la strutturazione della rete di acquedottistica trentina. Qui vedete segnati con vari simboli, che poi vado ad illustrare, tutti gli elementi che vi ho già ricordato. I dati non sono aggiornatissimi, sono ancora di qualche anno fa, tutte le slide risalgono a qualche anno fa, ma come vedete in questo database ci sono più di 1600 opere di presa, più di 1400 serbatoi, 379 impianti di trattamento, quindi una complessità di elementi che devono essere gestiti contemporaneamente in modo ottimale, non solo gestiti in modo ottimale, ma ne deve essere gestita anche la manutenzione, e tenuto conto che parte di questi acquedotti ormai è il prodotto degli ultimi 50-80 anni
di infrastrutturazione del territorio, ma sono anche in una situazione in cui devono essere cambiati e rinnovati. E poi ci sono in contemporanea tutte le infrastrutture di smaltimento, di cui noi non ci occupiamo, ma che hanno la stessa complessità della rete di distribuzione poi alla fine. Quindi un sacco di lavoro per gli ingegneri, se vogliamo metterla da questo punto di vista.